Buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per parlare delle sorti dei biancorossi che sono reduci dal pareggio di Bari 1-1 che issa il diavolo a quota 4 punti in classifica, un inizio davvero niente male, assolutamente positivo per la formazione di Massimo Paci. Lo faremo questa sera, analizzeremo anche gli ultimi arrivi in casa Teramo, quelli di Gerbi e di Bunino, che sono praticamente di 24 ore fa. Lo faremo insieme a voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060, numero che vedete qui in basso a sinistra stavolta, perché altrimenti impallava sul mio testone. E soprattutto lo faremo insieme ai nostri ospiti. Allora vediamo il tabellone, vediamo chi c'è questa sera, perché innanzitutto diamo la buona serata ovviamente al protagonista del momento, mister del Teramo, tecnico del Teramo, Massimo Paci. Buonasera mister. Ciao, ciao a tutti, buonasera. E poi in mezzo vedete Maurizio da qui che ci assiste sempre in regia in maniera, ciao Maurizio, in maniera egregia. E poi sotto Francesco, Ani e Andrea, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Allora, cominciamo subito perché le domande immagino che saranno tantissime questa sera e ovviamente noi cercheremo poi di girarle mano a mano al mister Paci, mentre vediamo quella che è la classifica del girone C, una classifica... Noi ve la mostriamo solo perché poi in realtà è bello vedere il Teramo su in alto a quota 4 punti in classifica, ma in realtà a parte quello è veramente una classifica brutta da vedere, tanti rinvii con il Trapani che dice addio al campionato, si va verso, sarà una serie C, un girone C a 19 squadre, domani c'è il turno infrasettimanale, il Teramo invece lo recupererà a novembre contro il Foggia. Insomma, è una serie C che, diciamocela tutta, ci aspettavamo che avrebbe avuto meno problemi, vero mister, di quanti poi in realtà ne stiamo vedendo. Parto subito con te, poi entriamo nelle dinamiche Teramo, però insomma un campionato a 19 squadre non è il massimo, ecco. No, 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 non è il massimo, anche perché vedere ancora, no, situazioni del genere per il calcio non è un bel segnale, non è qualcosa di che fa bene all'ambiente. Il calcio è uno sport che appassiona tanta gente e ancora siamo dietro a queste situazioni, insomma non è il massimo, ecco. A prescindere dal campionato, che ci saranno squadre in meno, ma proprio è il messaggio che il calcio italiano in questo momento sta mandando, che non è il massimo. Allora, torniamo a ritroso, però lo facciamo in maniera, andiamo dalla cosa che è successa cronologicamente in maniera più recente, ovvero la chiusura del calciomercato. Sono arrivati due attaccanti, mister, per la tua gioia, perché insomma lì davanti qualche problemino a livello numerico lo avevi. Vediamo qual è la tabella finale del Teramo acquisti cessioni. Li vediamo, le entrate sono quelle di Cristian Bunino dal Pescara, Eric Gerbi dalla Sampdoria, prestito con diritto di riscatto, Daniele Trasciani dalla Roma, Davide Francesco, Salim Diakité e poi Mejri, che però in realtà, come vedete, ha un doppio asterisco, perché Diakité è stato acquistato a gennaio, non in questa sessione, e mentre Mejri è andato a Pineto, sempre in prestito insieme a Sabatini. Le uscite, che sono state comunque importanti rispetto alla scorsa stagione, sono quelle principali di Tomei, Cancellotti, Cristini, Martignago, Cianci, Magnaghi, che in realtà cessione non è perché è un diritto di riscatto non esercitato, ha firmato per il Südtirol, Samele, che ritroverete domenica perché il Teramo sarà impegnato a Monopoli, e Florio che è di fatto è andato a conclusione di contratto. Sei soddisfatto da questa schermata? Io sì, personalmente sono molto soddisfatto. Abbiamo ringiovanito molto, no, rispetto all'anno scorso, la rosa, e a me piace questo, perché come caratteristiche io sono un allenatore che lavora molto sul campo, e quindi avere ragazzi giovani è il mio lavoro, non dico che è più semplice, comunque è più immediato, perché
tendenzialmente il ragazzo giovane è più predisposto all'ascolto. E poi sono contento perché comunque arriva entusiasmo e arriva forza, vivacità. Io credo che nel calcio oggi serva l'elemento chiave, l'entusiasmo, perché se c'è entusiasmo possiamo far bene. E quindi io sono molto contento del mercato che è stato fatto. Secondo me Sandro ha fatto un ottimo lavoro. A proposito di lavorare sulla testa delle persone, poi giriamo ovviamente le domande che stanno arrivando. Buonasera, una domanda al mister, se si aspettava un attaccante più esperto. No, allora giro direttamente questa domanda di Paolo. Mister, si aspettava un attaccante più esperto? Sinceramente no. No, perché andare a prendere un giocatore potenzialmente più importante, no? Magari per il curriculum e per gli score, non è per la politica del Teramo di quest'anno. E quindi siamo andati su un profilo diverso, un profilo più giovane, un profilo su cui si può sperare, su cui speriamo tutti che possa esplodere, no? Che possa dare quel contributo importante alla squadra, come fecero attaccanti in passato qui al Teramo, che fecero un po' così la storia del Teramo. E quindi no, non mi aspettavo un attaccante di più anzianità. Ragazzi, preparatevi una domanda a testa, perché ne ho una che mi frulla da domenica, perché glielo devo proprio chiedere. Mister, visto che lei ha parlato molto di lavorare sulla testa... Mi frulla perché hai visto il notaresco e c'era frulla. Esatto. No, mi frulla nella testa da domenica. Sa cosa? Come si chiama il libro che ha regalato a Bombaggi? Giuro, è una curiosità veramente... Ma è un libro di un dottore, di un coach americano che si chiama George Mumford. Mm-hmm. È un libro, sì, è un libro che io ho regalato a Bombaggi. Sì. E parlava proprio dell'approccio psicologico. Sì, ma sai, io il mio lavoro è tirare fuori il meglio da ogni giocatore e cerco di utilizzare tutti gli strumenti possibili per aiutare i ragazzi nel loro processo di crescita, e qualsiasi strumento è utile, e quindi non è solo il campo. Ragazzi, una domanda a testa, vi nomino per come siete messi, Francesco, Ania e Andrea. Francesco. Buonasera mister, conoscevi, ci siamo messi d'accordo prima della trasmissione, che ci saremmo dati del turno, anche se io la prima volta che parlo con il mister, perché adesso è molto più facile nel calcio di oggi, quest'anno poi ancora di più, dialogare con l'allenatore, con i giocatori, incontrarli, parlarci, conoscersi, così come è facile per i tifosi e per i giocatori a loro volta entrare nel tessuto sociale, a contatto con i tifosi. Fatta questa premessa, con molta ironia ma anche con molta amarezza, conoscevi già Sandro Federico? L'ho conosciuto l'anno scorso. Dove, come, quando e perché? Ma ci siamo conosciuti ad un pranzo, di lavoro tramite un nostro amico in comune. E poi ci siamo risentiti più volte per telefono. No, perché Sandro ha avuto sempre, appena uscito il tuo nome, parole di elogio per il tuo modo di lavorare, di avere contatto con i giocatori. Quando parlavi del avere il meglio, trovare il meglio, farsi dare il meglio dai singoli giocatori, che è un altro aspetto molto importante, lui dice che ha capito nei dialoghi con te che era un modo di lavorare che a lui piace molto, e i primi risultati ci sono, se è vero come è vero i punti fatti, se è vero che la squadra ti sta seguendo, se è vero che i giocatori sono molto più contenti quest'anno che l'anno scorso, e tanti altri aspetti positivi che lasciano ben sperare. Ma guarda, la cosa è reciproca, perché anche io credo molto in Sandro come professionista. Abbiamo scambiato diverse parole, no, a quel pranzo di lavoro,
e ho capito che condividevamo gli stessi valori, condividevamo un po' la stessa filosofia, la stessa mentalità per quanto riguarda l'approccio al campo e alla gestione dello spogliatoio. E quindi per me è stata una fortuna arrivare qua, perché ho la fortuna di lavorare con un direttore sportivo con cui condivido i valori e con cui io posso crescere. Infatti la prima cosa che gli ho detto è: mi piacerebbe lavorare con te perché ho la possibilità, ho un'opportunità per me di crescita, e io in questo momento della mia carriera cerco quello, cerco di migliorare ogni giorno che vado al campo, in ogni situazione, e con Sandro Federico penso di poter migliorare. Ania? Le altre domande dopo gli amici. Io volevo chiedere al mister se fino a questo momento ha fatto più lo psicologo, perché magari ha dovuto ripulire un po' la testa dei giocatori che già c'erano lo scorso anno da un campionato non esaltante, o comunque proteggere il gruppo squadra, come si chiama adesso, per altre questioni, la rosa, insomma, da vicende esterne, o ha fatto più l'allenatore? No, ho fatto l'allenatore, ho fatto l'allenatore. Poi quando credo che è andata in questa maniera, fino adesso abbiamo lavorato tanto sul campo, e credo che i ragazzi, quando vedono che si lavora in maniera seria, in maniera anche intensa, si affidano a quel lavoro, perché poi loro lo sanno che la domenica bisogna dare una prestazione di più alto livello possibile. Quindi quando loro si ritrovano nel lavoro, si ritrovano nella quotidianità del sacrificio, perché poi li farà performare la domenica. Quindi io credo che è stata una questione di lavoro. Io non sono uno psicologo, non faccio lo psicologo, cerco di tirare fuori il meglio dai miei giocatori, ma la prima cosa è farli sentire importanti, perché per noi sono importanti, per noi staff, per noi squadra, per la società, ma anche per la stessa carta stampata, per i giornalisti. I giocatori sono un bene prezioso, e se loro riescono a esprimere il meglio, andiamo bene tutti. Sì, assolutamente. Oh, fatemi fare una correzione, giustamente ci hanno segnalato da casa, ma è errore mio, ma è errore di distrazione, che Trasciani non è in prestito dalla Roma, se non erro, vero mister? È un triennale. Sì. Sì, sì, errore mio, chiedo venia. Andrea, a te la domanda per il mister. Sì, saluto il mister, gli chiedo, in pratica all'inizio del calciomercato si aspettava, o meglio temeva, più uscite, perché poi in sostanza giocatori come Mungo, Costa Ferreira, Bombaggi, Arrigoni sono rimasti, così come sono rimasti due gioiellini, Piacentini e Santoro. Tenuto conto che Magnaghi e Tomei erano già andati via in precedenza, le uscite sono state quelle di Martignago, di Cristini e di Cianci, se non ricordo male. Quindi si aspettava o temeva più uscite, e quindi insomma può lavorare su un gruppo che è ringiovanito ma che comunque ha ancora tanta qualità? Ma allora, io da quando sono arrivato, per me come allenatore, ma è normale, meno uscite ci sarebbero state, per me sarebbe stato meglio. In questo momento io sono molto contento perché sono rimasti giocatori importanti. Adesso sta a me, sta allo staff riuscire a motivarli, riuscire a mantenere, no, questo entusiasmo che si sta creando. Da parte nostra credo che la cosa più importante sarà rimanere onesti nei loro confronti, onesti nelle scelte, onesti nella comunicazione, perché è il nostro bene prezioso, e quindi cercheremo sempre parlo di onestà perché sono stato giocatore, e quando hai un allenatore onesto che fa sempre delle scelte per il bene della squadra, non puoi dire niente, insomma, questo è. E ripeto, sono molto contento dei ragazzi che sono rimasti, sono contento che alla fine non siamo riusciti a, cioè, no, non sono andati via tutti i giocatori, perché sennò sarebbe stato difficile. Mister, una domanda, anzi un paio di domande che arrivano da casa e che le chiedono: a questo punto riuscirà a recuperare un giocatore come Domenico Mungo, che non è un mistero, poteva partire e poteva andare all'Avellino, non è stato così,
è rimasto e a questo punto diventa una risorsa importante. Paci, che idea ha rispetto a Mungo da qui in avanti? Ma allora, intanto parto dalla mia filosofia e quindi dico che guardo le potenzialità del giocatore e Mungo ha grandi potenzialità che possono non solo far comodo a questa squadra, ma possono, secondo me, in alcune partite fare la differenza. Quindi guai a pensare che, anche se io non so, io non ho mai parlato di calciomercato con Mimmo, abbiamo parlato di tutte altre cose, ma io ho sempre lasciato i giocatori liberi di scegliere e comunque avrei rispettato le loro scelte. Detto questo, per noi è un giocatore fondamentale adesso che è rimasto, quindi starà a me, starà a noi, sia come allenatore che come staff, ma anche come squadra, no? Riuscire a massimizzare il potenziale di Mimmo, perché ne ha tanto e può fare la differenza. Le chiedono con un sorriso, ovviamente, ci dica la verità, il gol di Bombaggio era uno schema? Sì, è provato, provato e riprovato, noi lo proviamo sempre perché parlare. Una domanda al mister, sempre da casa. Quanto ha influito la carriera di giocatore nella sua carriera di mister e quale mister le è piaciuto di più? Ho tanti allenatori, ho avuto la fortuna di avere tanti allenatori bravi. Non so, potrei dire Claudio Ranieri, ho avuto Gasperini, ho avuto Zeman, ho avuto Giampaolo, insomma ne ho avuti gli allenatori, però poi il mio percorso di allenatore è stato diverso, per adesso è poco che alleno, sono 3 anni e quindi io ho una mia filosofia, ma adesso sono alle prime esperienze come allenatore. Ecco mister, noi abbiamo preparato questo profilo. Scusami Andrea, abbiamo preparato questo profilo. Guardate le squadre da giocatore, insomma, qualche giro, mister, lo hai fatto da allenatore, prevalentemente nelle Marche, poi Forlì, poi Teramo. Andrea. Sì, visto che insomma volevo chiedere questa cosa al mister, poi chiaramente da casa mi hanno preceduto e hanno fatto bene, però tra un tipo pragmatico come può essere Ranieri o magari nelle minors Braglia e un maestro integralista come Zeman, lui dove si colloca tra questi due poli e cosa prende dell'uno e dell'altro comunque? Io sono me stesso, io mi colloco nell'uomo che crede al rapporto umano, ho una mia filosofia che è semplice, è cercare di massimizzare, no, il potenziale dei giocatori che ho. E c'è un processo di crescita, non si può voler tutto subito, bisogna avere pazienza. E credo molto alla competizione, però ripeto, come ho detto all'inizio, la mia idea è che il rapporto umano va sopra ogni cosa. Il credere in un giocatore, il credere nella squadra, ma non credere a chiacchiere, ma credere proprio profondamente, è quella la chiave di tutto, secondo me. Poi la tattica e il gioco è il 30%, ma se il giocatore crede in te, se il giocatore ha fiducia, si fida, è quello il momento che può darti tutto, quindi non so dove mi colloco, ho una mia idea. Mister, le chiedono da casa, poi ovviamente Ania e Francesco facciamo a risalire con le domande. Siccome le chiedono qual è l'obiettivo, visto che la società poi in effetti non lo ha esplicitato, qual è l'obiettivo di questa squadra? La salvezza, arrivare tra i primi 10, arrivare tra i primi 5, provare ad entrare nei playoff, qual è l'obiettivo? Ma guarda, devo essere onesto, adesso il mercato si è chiuso ieri, quindi io mi dovrò incontrare col presidente e parlare di tutto, nel senso che quest'anno c'è stato un ridimensionamento rispetto all'anno scorso, perché è stato fatto, sono stati fatti altri ragionamenti, quindi in questo momento la nostra testa è arrivare il più in alto possibile. Se poi mi chiedi un obiettivo tangibile, io con il presidente di questo ancora non ho parlato. Aspettavo il fine della chiusura del mercato per parlarci, perché era inutile parlare prima,
sapendo che tanti giocatori erano in vendita e quindi si sarebbe parlato di niente. Quindi mi incontrerò col presidente e parleremo anche di questo. E allora, allo stato, ecco, visto che si è chiuso il mercato, qual è l'obiettivo secondo Paci? Ma l'obiettivo secondo me potremmo scoprirlo strada facendo, nel senso che questa squadra ha un potenziale secondo me importante. La difficoltà sarà riuscire ad arrivarci, a massimizzare quel potenziale. Io credo che questa squadra, e non ho paura a dirlo, ha tanto da dare, quindi dipende molto dal processo di crescita che avrà questa squadra. Se riusciremo a crescere, se noi riusciremo ad allenare e motivare i giocatori e loro capiscono, no, la mentalità giusta, io credo che questa squadra può far molto bene in questo campionato. Stabilire adesso una posizione in classifica non lo so, però nutro grandissima fiducia in questa squadra. L'abbiamo visto col Palermo, l'abbiamo visto col Bari. Naturalmente dentro di me sogno, perché credo tantissimo in questa squadra. Ripeto, la difficoltà sarà arrivarci. Il processo di crescita non so se è immediato o sarà lungo, non lo so. Questa squadra in questo momento non si sta esprimendo al massimo. Stiamo crescendo, stiamo facendo bene, ma secondo me possiamo fare tanto, tanto di più. Però ripeto, ci vuole pazienza, non arriva tutto subito, ci vuole pazienza. Io confido molto in questa squadra e confido che possa far bene. A proposito dell'incontro che avrà con il presidente e delle parole, e allora è impossibile non chiedere, è preoccupato dalle parole dette dal presidente a più riprese a persone amiche, che non garantisce di portare a termine la stagione, cioè che fra non molto potrebbe chiudere, come si suol dire, i cordoni della borsa dove dentro ci sono gli euro? Ma no, non ci credo, ma non ho paura in questo, perché ho conosciuto il presidente e so che ci tiene tanto soprattutto alla tifoseria, soprattutto alla gente di Teramo. Ho avvertito la sua passione quando ci siamo incontrati la prima volta, quindi non ho paura di questo. Poi magari di cose se ne dicono tante, magari prese in certi momenti, non, neanche l'ho sentite queste cose, ma ti ripeto, avendo incontrato il presidente e avendo conosciuto la sua passione per la città di Teramo e per la gente di Teramo, non ho paura di questo. Agna? Da ex difensore anche di Serie A, volevo un po' capire da te com'è cambiata rispetto a qualche anno fa, quando anche tu eri in campo, la difesa. Oggi, insomma, com'è, quali sono i movimenti e come deve essere la retroguardia di Paci, come deve comportarsi in campo, ecco, insomma, quale peculiarità deve avere per essere la tua difesa? Ma allora, la difesa secondo me è la fase difensiva di tutta la squadra che conta. Per me sono importanti i primi difensori, sono gli attaccanti. Parto da questo presupposto, che oggi nel calcio moderno, chiamiamolo così, se non corri in 11 non riesci a portare a casa le partite. E quindi la difesa deve essere una difesa fatta di intensità e di tutta la squadra che è predisposta alla fase difensiva. Prima, quando ho iniziato a giocare io, era diverso, perché c'era molto meno movimento, c'era molta meno velocità e quindi le squadre si potevano permettere di difendere in 6-8 giocatori. Oggi secondo me una squadra di calcio si può permettere di difendere in 10, però chi non corre, che generalmente è l'attaccante, deve garantire tanti gol. Allora la squadra si può permettere che un giocatore non corra nella fase difensiva. Se quel giocatore ogni domenica non fa gol, allora deve correre anche lui. Intanto, mentre vediamo le immagini, una parola, un giocatore di Bombaggi, scusa che Francesco, fa gol ogni domenica. Non ho capito. No, dicevo, Jacopo, è bellissima la spiegazione dal punto di vista tattico del mister, però è difficile trovare l'attaccante che ogni domenica fa un gol o giù di lì, che andrebbe bene pure una domenica sì, una domenica no. Quindi bisogna correre tutti.
Assolutamente. E per quello è un modo per dire che devono correre tutti. Ah, ok, giusto. Assolutamente, assolutamente sì. Intanto, mentre vediamo le immagini del gol di Bombaggi, complimenti a Mister Paci perché sta cambiando location del collegamento mentre risponde alle domande, il che può sembrare una cosa semplice e non lo è. Complimenti mister, perché riesci anche ad esprimere concetti mentre ti sposti. A proposito di attaccanti, vediamo i profili degli attaccanti che avrai. Cominciamo da Cristian Bonino e voglio un giudizio da Andrea Costantini, che segue molto da vicino le vicende del Pescara e sicuramente potrà darci qualche indicazione di più su che tipo di giocatore è Cristian Bonino. Eccolo qua, questo è il profilo, la posizione in campo, in prestito dal Pescara. Che giocatore è Andrea Bonino? Ma è un giocatore che in teoria sa abbinare una discreta fisicità a un buon tasso tecnico. È un giocatore che, io dico sempre, non è mai realmente esploso. Non lo ha fatto né come rendimento né come numero di gol, ad eccezione della stagione in C con la Juventus Under 23, stagione nella quale sfiorò la doppia cifra, ed è una delle poche stagioni che lui ha fatto con continuità nella stessa squadra, perché poi spesso lui ha giocato mezze stagioni, mezza stagione a Siena, mezza a Pescara, mezza a Padova, mezza a Viterbo. Quindi è un giocatore che ha cambiato tanto, ha avuto anche qualche infortunio di troppo. A mio avviso lui deve fare un miglioramento intanto dal punto di vista mentale. Secondo me lui deve sbloccarsi proprio sotto quel profilo, e il mister, visto che ci tiene molto a questo aspetto, potrebbe davvero aiutare Bonino a esplodere, perché le qualità le ha, ma non le ha mai espresse fino in fondo. Poi lui si porta dietro questo aneddoto, no? Che quando è arrivato a Pescara lo ha allenato Zeman e lo ha soprannominato Ciro, perché lui somiglia un po' a Ciro Immobile. Però insomma, poi pur avendo qualcosa di immobile anche da un punto di vista tecnico con le dovute proporzioni, ma non è mai sbocciato. Può fare la prima punta, che insomma è il suo ruolo principale, volendo può anche essere protagonista in un attacco a due, però è un ragazzo che va coltivato mentalmente. Forse passa uno degli ultimi treni, perché comunque è un 96, uno degli ultimi treni per esplodere. Certo ci vorrà ancora un po' di tempo, perché è reduce da un infortunio piuttosto fastidioso. Quest'anno non ha mai giocato né partite ufficiali né amichevoli, quindi prima di vederlo all'opera bisognerà aspettare forse qualche settimana. Mister, cosa ti aspetti da Bonino? Ma guarda, la cosa che ho detto prima è quella che credo fortemente, cioè nel potenziale di un giocatore. Perché io stesso, quando giocavo a calcio, certe stagioni ho reso al massimo e certe stagioni ho fatto male. Avevo potenziale, quindi e ci sono stati tanti elementi, no, che mi hanno portato a fare grandi stagioni e stagioni normali. E quindi la cosa che noi dobbiamo guardare è il potenziale. Noi, io credo che da noi sono arrivati due giocatori con grande potenziale. Adesso sta a noi riuscire a farli esprimere al meglio. Naturalmente la cosa che è più complessa, su cui noi non abbiamo il controllo, è avere la fortuna di avere un po' di risultati, soprattutto all'inizio, che danno morale, danno consapevolezza, convincono i giocatori che il nostro lavoro, quello che stiamo proponendo, è giusto, e quindi con un pizzico di fortuna, secondo me, ad avere qualche buon risultato possiamo incanalare la stagione in una stagione positiva e dove tutti possono rendere al massimo. Poi sta a noi, come ho detto prima, riuscire sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista del collocamento in campo, no? E i vari principi di gioco su cui si andranno a lavorare, riuscire a farlo rendere al massimo e riuscire a, una volta per tutte, riuscire a farlo a far esplodere questi giocatori. Mister, invece l'altro profilo che noi conosciamo un po' meno, devo essere sincero, è questo Eric Gerbi. Vediamo anche il profilo di Gerbi, più giovane, classe 2000, nato ad Ivrea, attaccante sempre, arriva in prestito dalla Primavera della Sampdoria. Che ce lo descrivi un po', magari sicuramente tu lo conosci molto molto meglio di noi, sì. Noi in questo siamo meno preparati.
Ma è diverso fisicamente, nel senso che è più longilineo, ha una struttura diversa. Hanno anche caratteristiche diverse, nel senso che Bonino è un giocatore che prevalentemente attacca la profondità, invece Gerbi è un giocatore che è anche abile nel lavorare in manovra, nel dialogare con i centrocampisti. È un giocatore giovane, veloce, di piede destro, è un giocatore che è già giocato in Lega Pro e che se ne parla un gran bene e ai primi campionati, quindi dovremmo essere bravi a gestirlo, dovremmo avere pazienza con lui, anche perché lui non si è mai allenato dal lockdown in poi, e quindi dovremmo aspettare almeno un paio di settimane prima di vederlo in campo, perché abbiamo paura, no? Non si è mai allenato con una squadra, abbiamo paura che si possa far male, e quindi purtroppo secondo me per una settimana ancora o 10 giorni non farà poco con la squadra. Noi ci dobbiamo fermare, Francesco, tienitela la domanda, ci dobbiamo fermare tassativamente, ma ti prometto che rientreremo con la tua domanda, a tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo per questa sera. Francesco, io ogni promessa è debito, e quindi ti avevo detto che dopo la pubblicità la prima domanda sarebbe stata quella che stavi per fare prima che andassimo in pubblicità, e quindi a te. Oh, stavo parlando di Gerbi, chiedo al mister per Bonino, che viene pure lui da un periodo di problemi di natura fisica, occorrerà pure un po' di tempo per vederlo all'opera, senza nulla togliere a Pinzauti, che fin qui la sua parte, il suo impegno non è venuto meno. Sì, bisogna aspettare anche per lui, perché per questa settimana ancora non può fare contrasti per la spalla, e quindi si allenerà dalla settimana prossima con la squadra. Mister, te la faccio io una domanda, ma pensi che adesso che in questa squadra ci sono davanti Bonino, Gerbi, Pinzauti e Birligea, quando saranno tutti a regime, è possibile che il Teramo possa giocare con più di un attaccante? Ma in questo momento il Teramo gioca con tre attaccanti e mezzo, perché a Bari siamo andati con Pinzauti, Bombaggi da seconda punta, Costa Ferrera e Ilari messo su da esterno, quindi sono tre attaccanti e mezzo. Due attaccanti, i moduli, lo dissi, no, quando ci siamo conosciuti, i moduli sono importanti per le caratteristiche dei giocatori, per metterli in campo nella migliore, per cercare di mascherare i loro difetti e enfatizzare i loro pregi. Quindi non è detto che non si possa cambiare modulo, anzi, può darsi di sì. Adesso io questi due giocatori non li conosco a fondo. Quando verranno da domani inizieremo ad allenarci e capirò meglio, no, le caratteristiche. Però il modulo non è detto che si possa cambiare, che si possa non cambiare. Ragazzi, Ani, Andrea, Francesco, vi faccio vedere. E noi abbiamo provato a giocare, mister, ti dico la verità. Abbiamo provato a mettere in campo. Poi qualcuno rimarrà fuori, non vedrete il nome. Poi magari vedremo se quanto e come potranno fare parte di questa squadra. Ti abbiamo messo la formazione titolare e le riserve. Sicuramente avremmo sbagliato, perché chiaramente te sei l'allenatore e noi degli umilissimi giornalisti. Però abbiamo provato a far capire, una schermata per far capire, che poi in realtà su ogni ruolo probabilmente hai una doppia scelta, con qualcuno che rimarrà addirittura fuori da questi 22 che abbiamo messo in campo. Ci siamo andati molto lontani? No, ma non è difficile fare questa formazione, questi doppioni, no? Anche perché nel 4-2-3-1 più o meno si esprimono tutti più o meno, dico. Poi qualcuno magari può essere un po' più penalizzato, ma non è che stravolgiamo i loro compiti, le loro caratteristiche. Quindi è giusta questa cosa qua. Io adesso per esigenze di squadra, per esigenze di caratteristiche,
abbiamo messo stiamo giocando con un secondo attaccante, non con un trequartista alle spalle della prima punta, che è Bombaggi, perché abbiamo esigenze di avere un giocatore che possa anche attaccare la profondità, non solo un giocatore abile tecnicamente, perché questa squadra ha tanti ragazzi trequartisti, tanti ragazzi abili tecnicamente, ma c'è poca profondità, e quindi io devo individuare giocatori che possono attaccare la profondità, perché sennò vogliono tutti la palla nei piedi e è difficile far male alla squadra avversaria. Ragazzi, vi piace come l'abbiamo messo, titolari e probabili alternative? È chiaro che qualcuno rimarrà fuori. Ani, Andrea? Sì, tra l'altro mi sembra che ricalchi un po' la formazione, insomma, che si è vista in questi primi impegni ufficiali. Io, se posso, Jacopo, vorrei chiedergli una cosa su un giocatore in particolare, perché mi sembra che il mister abbia giocato con l'ASIC a Brescia anni fa, durante l'esperienza di Brescia di l'ASIC. Sì. Che giocatore hai ritrovato da tuo ex compagno di squadra? Insomma, poi ha avuto un brutto infortunio qui a Teramo. Se ne è parlato tanto l'anno scorso, anche ha avuto una stagione travagliata. Che giocatore è adesso e come sta di testa dopo questi, insomma, 3 anni un po' complicati? Ma sai, come sta di testa è anche un po' relativo, perché poi dobbiamo essere noi bravi, no? A farlo sentire importante, a farlo rendere al massimo. E quindi quello magari interessa anche meno, no? come l'abbiamo incontrato. Quello che interessa è come e dove lo porteremo. L'ASIC è un giocatore importante, è un giocatore con una buona carriera, è un giocatore con un buon potenziale e secondo me è un lusso averlo, e quel ruolo lo può fare, lo può ricoprire. Adesso noi, tramite gli allenamenti, tramite no, tutto il nostro modo di fare, cercheremo di farlo esprimere al massimo, cercheremo di riportarlo in una condizione fisica e mentale eccellente, no, per dare prestazioni di ottimo livello. È un giocatore importante, quindi noi siamo fortunati come Teramo ad averlo. Certo, è 2 anni che è fermo, quindi è un processo un po' più lungo rispetto agli altri. Domenica, secondo me, ha fatto un'ottima partita in fase di non possesso. Dobbiamo migliorare la fase di spinta, ma è normale che alla prima partita, soprattutto contro una squadra così forte, non si sia espresso al massimo, anche se secondo me, ripeto, ha fatto un'ottima partita, e quindi siamo strafelici di lui. Ma è un po' sacrificato lì, magari lo vedresti meglio come regista? Ma guarda, non lo so. Di questo non ne sono convinto, nel senso che lui può fare il mediano, lui può fare anche il terzino, secondo me. È giovane, ha potenziale, ha corsa, tecnica, non vedo grandi problemi. Basta che si corre, si compete, e il gioco del calcio è altro, nel senso che quando sei in campo e trovi un ruolo in cui puoi esprimerti bene, e poi è la competizione, no, che fa la differenza, quindi non credo che sia penalizzato in quel ruolo. Mister, le chiedono da casa quanto è importante la gestione dello spogliatoio, e poi, altra domanda, quali e quanti margini di miglioramento ha Birligea? Allora, la gestione dello spogliatoio è fondamentale, no, non è importante, è tutto, è la chiave di tutto, perché è lo spirito di squadra che fa la differenza. E come ho detto prima, riuscire a gestire uno spogliatoio credo, che la cosa più importante è riuscire ad essere onesti con i giocatori, e quindi sostanzialmente è volerli bene, amarli. Poi, quando cerchi, no, di tirare fuori il meglio dai giocatori, non è sempre con la carota che glielo tiri fuori, ma anche col bastone, perché non è facile. Quando dico tirare fuori il meglio da un giocatore, può sembrare una cosa semplice, ma è molto complessa, è molto complicata. Ci sono tanti giocatori che in questo momento si stanno esprimendo, secondo me, al di sotto delle loro potenzialità, ma per me, come allenatore, è una sfida, e è una sfida quotidiana riuscire a fare il massimo con loro. Quindi secondo me lo spogliatoio è l'elemento chiave per vedere poi le prestazioni in campo. Perché, e poi concludo, perché
Ecco, ok. Birligè è un ragazzo giovane, è un ragazzo che deve migliorare tanto, ha grandi potenzialità, però secondo me in questo momento è ancora un po' indietro rispetto ad altri giocatori, deve avere pazienza, deve avere calma, ma soprattutto deve lavorare su tutte le situazioni in cui deve migliorare, ma noi siamo lì apposta con lui per cercare di farlo crescere. Francesco, mister, tutto quello che hai detto nei confronti del gruppo adesso, nel lavoro più difficile nello spogliatoio, nel rapporto, nella crescita, nella fiducia reciproca e nel credere i giocatori in quello che l'allenatore dice, ma tutto questo è per far rendere meglio da un punto di vista tecnico e tattico, sia per aumentare quelli che sono i pregi dei singoli giocatori da un punto di vista tecnico e anche di conseguenza del gruppo. Serve, è quella la domanda, era, serve per ingigantire quel tipo di lavoro, perché dietro a tutto quello che hai detto credo che ci sia anche importante, secondo me, allo stesso modo, la parte tecnica, la parte tattica, la parte atletica, e poi arrivano sì le motivazioni, il rapporto tra i singoli, il rapporto con il gruppo e tutto il resto. Ma allora, intanto ci tengo a fare una premessa, che quello che dico sono le mie idee, ma non è poi la verità. Io ho una mia filosofia. No, ma va bene che sono le tue idee, ci mancherebbe, ottime. No, sai perché? Tante volte no, io parlo, ma io credo in quello che dico, però come allenatore ho fatto poco, vengo dalla Serie D, adesso questo è il mio primo anno di Lega Pro, quindi non ho neanche il curriculum, no, per dire bisogna far così, quindi quando dico che lo spogliatoio è importante è perché ci credo, non perché abbia vinto qualcosa, che ho la facoltà di dire lo spogliatoio conta. Questo che dico è perché ci sono tanti elementi che portano alla prestazione. La tattica è un elemento chiave perché dà fiducia ai giocatori. Quando tatticamente sei messo in campo, no, e ti ritrovi, no, e le cose vengono perché riesci a saltare sopra l'avversario, riesci ad essere in campo posizionato in maniera corretta, quello ti dà fiducia. Che la fiducia è uno degli elementi forse più importanti per arrivare a dare una grande prestazione. E quindi la tattica serve proprio per quello, per affinché il giocatore possa andare in campo, sapere tutto quello che deve fare, non pensare troppo, ma essere libero di giocare. Un altro elemento fondamentale è l'equilibrio. Ci sono tanti giocatori che, anche avendo grandi potenzialità, non riescono ad esprimerle perché mancano di equilibrio. L'equilibrio, parlavo con un ragazzo l'altro giorno che diceva il giocatore non è inquadrato, ecco, una roba del genere. Quando hai equilibrio riesci ad esprimerti al massimo, quando sei equilibrato in campo, nel senso che sai quello che devi fare, sei centrato nel tuo stato emotivo, riesci a dare ottime prestazioni. Il condizionamento, quello che parlavi tu, quindi l'allenamento fisico, l'alimentazione, il riposo, il recupero, tutte queste cose sono altri elementi che portano alla prestazione. La comunicazione, e questo fa parte tutto di quello che quotidianamente cerco di trasferire alla squadra. Scusate Ania, Jacopo e Andrea, sì. Ma devo approfittare, poi lascio spazio, non vi interrompo più, siccome sono due volte che lo dice il mister, mi ha promesso di dirlo a fine trasmissione, che voleva essere anche un intervento benaugurante per Paci. Sono tre anni che alleni due volte, l'hai detto più volte, tra i dilettanti, come a voler dire io devo ancora dimostrare. Ecco, quando tu eri un ragazzino 30 anni fa, nella stagione 90-91, a Teramo arrivò un allenatore che veniva da tre stagioni tra i dilettanti, poi farò per te il nome, ma forse lo sanno gli altri, ma hanno già capito di chi parlo, e venne senza nessuna ambizione, quasi per sbaglio, a Teramo. E Teramo, quell'anno vivemmo tutti quanti una delle migliori stagioni, pur non vincendo il campionato, ma perché era un allenatore che portò una ventata di entusiasmo, subito il gioco, subito il rapporto con i giocatori, vedemmo un calcio che non avevamo mai visto a Teramo. E quindi, siccome con quell'allenatore andò non bene ma benissimo quell'anno,
quell'allenatore poi ecco dov'è che vuole essere benaugurante per il Teramo e per te, siccome poi quell'allenatore sono 30 anni che allena tra Serie C dove ha vinto 3 campionati, Serie B che ha vinto un campionato e in Serie A sono anche se un giorno nefasto quello di oggi anche se sta vivendo un periodo brutto. Sì, sì, adesso sì, sta vivendo un periodo brutto in Brescia, l'Udinese, però bene o male è sempre uno che allena ormai da molti anni e si chiama Gigi Del Neri, e quindi, ripeto, questo lo volevo dire a fine trasmissione, ma siccome sono già 2 o 3 volte che ricordi che vieni dai dilettanti, bene ed è giusto e ti fa onore che tu lo dica, però tante volte uno viene dai dilettanti e magari è più bravo per tanti aspetti di un allenatore che sono 10 anni che allena in quella categoria. Ok, ma guarda, grazie. Io guarda, cerco sempre di star tranquillo, perché so quando il calcio quanto è cattivo a volte, nel senso che io sarò giudicato solo ed esclusivamente dai risultati e non dalla mia filosofia, non dai miei metodi di allenatore. Io sarò giudicato solo dai risultati e so che la maggior parte delle volte i risultati purtroppo non sono in nostro controllo. La palla prende il palo e va fuori, perdi la partita e tutto quello che dici non ha grande logica. Per questo conosco il calcio, no? L'ho fatto come calciatore, so che si va dalle stelle alle stalle in mezzo secondo. Io sto qua perché voglio migliorare, per me è un'opportunità, una grande opportunità. Scusa se ti interrompo, ma proprio perché il calcio lo hai vissuto a alti livelli, è vero, sì, prendi il palo e la palla va fuori e c'è una deviazione al 95esimo e perdi la partita, ma se io quella partita la perdo, prendo il palo che va fuori perché la squadra ha giocato bene, perché hai visto, e qui penso al Teramo con il Palermo e al Teramo con il Bari, anche se con il Palermo è vero che il Palermo non è ancora in condizione, ma il primo tempo con il Bari potremmo anche azzardare, anzi non è un azzardo, il Teramo ha giocato molto ma molto meglio del Bari, che è stato costruito per andare direttamente in Serie B, e quindi se quegli eventi che non si possono giustamente, come dici tu, controllare, nemmeno prevedere, e ti penalizzano, ma quando tu hai dimostrato di avere tutto, non mi voglio dilungare, e il giudizio deve essere necessariamente diverso e portato verso io, la positività. Io sto provando a contare le parentesi che hai aperto, mi sono finite le dita delle mani, devo dire la verità, ne ho 10. E poi tu te la prendi con me quando dici le domande vanno fatte corte, 5 parole. Qual era la domanda? Voglio sentire che dice il mister. Mister, puoi rispondere? Non ho capito la domanda. Esatto, secondo me. Immagino. Sull'importanza degli episodi, immagino. Ho solo un problema che sento male l'audio dello studio. E il mio audio, lo so. Quello pure io non ho sentito nulla, meglio così. Va bene. Posso? Sì, Andrea, vai. Sì, allora, Scusami, c'era un SMS a cui dobbiamo assolutamente rispondere, ci tengo particolarmente. Ringrazio Maurizio Da Qui e Samuele Mucci. Mister, una curiosità, in Serie A chi tifa? Vediamo se Jacopo è contento. Un'altra volta, mister, non glielo dire, mister, scusami, questi sono 2 juventini e un interista, sono 3 malati che non sanno di essere malati. Guarda, non ci crederei, ma non ho mai tifato una squadra. Bene, bravo, meno male. Meglio così. Allora, io ho 3 domande, 2 me le sparo ora, poi un'altra che è un pezzo me la tengo alla fine se ci sarà tempo. Allora, rispetto alla formazione che hai mostrato, Jacopo, se possiamo rimetterla, visto che si è parlato prima di un giocatore importante da recuperare come Mungo, che sarebbe davvero un valore aggiunto, ma che da molto tempo non riesce a rendere granché,
Noi lo conosciamo come trequartista, come mezzala. Con questo modulo potrebbe giocare probabilmente solo al posto di Bombaggi, ma come si fa a mettere fuori Bombaggi? Quindi la domanda tecnica è: come si fa a recuperare Mungo e che tipo di collocazione dare, se magari anche ripensare l'assetto tattico della squadra per valorizzare questo giocatore che non è un giocatore come gli altri? E poi la domanda di colore: cosa sta apprezzando dell'Abruzzo, della città di Teramo, e cosa ricorda di quel Teramo-Pisa 1-1 nella stagione più bella ma anche più brutta della storia del Teramo? Ma allora, da chi parto? Da Mungo. Ma l'ho detto prima, Mungo ha, allora, a parte che come caratteristiche, no? Una volta che hai grande qualità nelle tue caratteristiche, cioè sai trattare il pallone, a quel punto secondo me o mezzala o esterno nel 4-2-3-1 o trequartista non vedo grandi differenze, nel senso che il gioco del calcio è un gioco di competizione, no? Quando giochi in un reparto in zona avanzata devi prendere palla e giocare per fare la differenza, per far gol o tu fare gol, sia da mezzala che da trequartista che da esterno, quindi cambia poco sostanzialmente, sono 15 metri, no? Che cambia la posizione, può cambiare il riferimento sull'avversario ma cambia poco, quindi sia con questo modulo quando pensi a una posizione, quando almeno io come allenatore, quando penso ad una posizione penso sempre all'equilibrio, perché Mimmo non è un giocatore che attacca la profondità, quindi Mimmo è un giocatore che vuole palla nei piedi, è bravo in quello, e quindi a fianco a Mimmo per forza ci deve essere un giocatore che attacca la profondità, perché se no non si vede la squadra che gira, insomma non si vedono. Si vede poco, si vede solo la densità in zona palla tra le linee e poi poco altro, quindi è sempre l'equilibrio che bisogna guardare, è sempre l'equilibrio, ecco, questo per rispondere a Mimmo. Di quel Pisa Ascoli ricordo la tifoseria infiammata, una tifoseria infuocata, quella del Pisa, una grande squadra con due grandi attaccanti, mi ricordo una squadra anche normale, però avevano questi due attaccanti che facevano la differenza, ogni partita facevano gol e quindi era inevitabile. Mister, ti chiedevo di quel Teramo-Pisa 1-1, cosa ricordi di quella partita e poi cosa stai apprezzando dell'Abruzzo e della città di Teramo? Teramo-Pisa 1-1, ecco, ricordo il tifo e i due attaccanti del Teramo. Ah, ok. Donnarumma e la Padula. Okay. Donnarumma e la Padula. Le cose che stai apprezzando dell'Abruzzo? Non possono ricordarle. Allora, io ho calcolato una cosa, che io parto da casa la mattina alle 6, arrivo al campo alle 7:15 e vado via dal campo alle 7:30 di sera. E quindi in questo momento dell'Abruzzo conosci lo stadio, apprezzo il Bonolis. Esatto, apprezzo il Bonolis e apprezzo il centro commerciale Gran Sasso, perché ogni tanto vado a mangiare un panino là davanti. Va bene. Anya, l'ultima per te e poi facciamo vedere l'ultima schermata al mister. In questa settimana piena di lavoro, che poi avrà anche il Monopoli, perché neanche il Monopoli scenderà in campo domani, visto che era impegnato contro il Trapani per le note vicende, non scenderà in campo, su cosa punterai e cosa vorrai vedere al Veneziani? Punteremo, giocheremo per vincere, quello è scontato, perché non prepareremo mai una partita per pareggiare o per non vincere, quindi prepareremo la partita per vincere. Preparare la partita per vincere significa arrivare al campo ed allenarsi per cercare di curare certi dettagli che poi faranno la differenza domenica. Rispetto alla partita di Bari dovremo sicuramente migliorare la fase di possesso palla, perché questa squadra ha nelle sue corde il possesso del pallone e a Bari non siamo riusciti ad eludere la loro pressione. Quando il Bari ci portava pressione non abbiamo avuto la lucidità e la calma di giocare palla per eludere quel pressing, che poi avremmo trovato praterie davanti, invece abbiamo un po' subito quella pressione, poi ci siamo difesi bene, però secondo me questa squadra può fare tanto di più dal punto di vista sia della costruzione che degli sviluppi.
E quindi la settimana sarà come tutte le settimane, prepareremo la partita curando tutte le fasi di gioco. Domani si lavorerà sulla linea difensiva, giovedì lavoreremo sulla costruzione, venerdì lavoreremo sul pressing. Sappiamo, già abbiamo visto il Monopoli come gioca, i punti forti e i punti deboli, e si va avanti. La cosa che è più importante per noi è il nostro processo, perché se noi riusciremo a diventare squadra forte, è quello il mio sogno, portare questa squadra al suo massimo livello, o per ogni singolo giocatore naturalmente. Sì. Mister, siccome stiamo entrando negli ultimi, veramente negli ultimi minuti, domande flash, risposte flash. Intanto, Francesco, quanto è brutto per te che sei milanista? Calma, che tra due settimane c'è il derby. Ania, a te, poi faccio una domanda io e poi vediamo il calcio. Poi vediamo l'ultima schermata. Sto scherzando. Ania e poi io. Questi pensano sempre all'Inter, alla Juventus, all'Inter. Vai. Che sono una curiosità, perché non abbiamo la possibilità di vedere gli allenamenti, ma Minelli come sta? Minelli è ancora out, ha avuto un problema al collaterale, il primo giorno di allenamento e ancora non ha ripreso. Veramente non si possono vedere gli allenamenti? Quando mi dispiace, non lo sapevo. Come mai? Gli allenamenti non si possono vedere per il Covid. E lo so, mister, sì. Se no sarebbero sempre porte aperte, non abbiamo niente da nascondere. Domande che arrivano da casa, mister, faccio domande brevissime, risposte altrettanto brevi. Le avevano chiesto prima, Costa Ferreira e Rigoni sembrano trasformati, c'è qualcosa in particolare che ha detto a questi due ragazzi per vederli così migliorati? No, loro sono due giocatori, importanti, forti, con esperienza. Non ho detto niente a loro, anzi, non ho solamente fatto percepire la mia fiducia nei loro confronti e il mio entusiasmo di allenare due giocatori così importanti. Forse è stata quella, no? Forse è stata quella la verità, la chiave per farli rendere così come stanno rendendo in questo momento. La difficoltà per loro e per me sarà continuare a mantenere questi standard di prestazione, che è la cosa più difficile. Buonasera, 5 trasmissioni sul terreno, secondo il mister danno pluralità di pensiero, può mettere pressione a Leo e ai giocatori? 5 trasmissioni sul terreno, le chiedono, possono dare pluralità di pensiero o mettere pressione a Leo e ai giocatori? Non ho capito, 5 5 trasmissioni sul Teramo possono dare pluralità di oppure possono mettere pressione ad una squadra? Bah, non lo so, è una piazza calorosa Teramo, ma guarda, io cerco ogni giorno di convincere i calciatori che l'unico momento, c'è solo un momento in cui il calciatore ha il controllo della partita, che è durante l'allenamento, poi tutto il resto voti sul giornale, interviste, quello non è influente fine della prestazione, e quindi cerco io di convincere i giocatori che non serve a niente farsi togliere energie da cose che non possiamo, su cui non abbiamo il controllo. Andrea, prima di vedere l'ultima schermata, vediamo alcune immagini, perché noi in realtà, quando Paci ha fermato... Io ho un'immagine da far vedere, che ed è dedicata a Francesco, perché caro Francesco, Jacopo è felicissimo perché è uscito questo comunicato ufficiale. João Mario ha firmato con lo Sporting Lisbona, e andiamo! E c'è l'hashtag João Magico. Magico. Però ciao João Mario, a mai più rivederci, speriamo. Andrea, noi in realtà quando Paci ha firmato per il Teramo, abbiamo detto, ma secondo me può fare bene, perché noi poi in realtà che seguiamo la domenica il campionato di Serie D, noi Paci l'avevamo incontrato tante volte due stagioni fa a Monte Giorgio, vediamo un po' di immagini contro un po' di squadre di casa nostra, e effettivamente avevamo avuto già la sensazione, questo è il notaresco contro il notaresco, avevamo già avuto la sensazione che fosse un allenatore che aveva delle qualità.
Sì, ma infatti io proprio l'ultima curiosità, l'ultima domanda era proprio su questa sua esperienza, su questa gavetta, perché noi insomma abbiamo apprezzato il suo Monte Giorgio, la sua scalata, poi quella bellissima stagione in Serie D con la salvezza, poi insomma questo gli ha spalancato le porte per una piazza importante di Serie D come Forlì, e ora è a Teramo. Quindi effettivamente avevamo notato che questa squadra aveva comunque delle qualità, una squadra sbarazzina nonostante fosse una neopromossa, ma che veniva a giocare su campi anche prestigiosi con una certa sia acume ma anche in maniera come detto sbarazzina, e mettendo in evidenza anche alcuni giocatori che io apprezzo particolarmente e che mi dispiace non siano tra i professionisti. Magari il mister ci può aiutare a capire perché non sono tra i professionisti e se magari qualcuno di questi li ha anche consigliati, Prosmans, Marchionni, che ora hanno Tarescu e che ho visto per mezz'ora fare una grande partita a Pescara in Coppa Italia, e anche Sbarbati. Ci sono dei giocatori, ecco, Sbarbati anche fisicamente mi sembra un giocatore che può stare in Serie C. Lei alcuni di questi consigli magari li ha dati, li ha segnalati, possono essere all'altezza di un campionato come quello della Serie C, nel comunque farle complimenti per come giocava quel Monte Giorgio? Ma questi giocatori che mi hai citato sì, potrebbero far parte di una squadra di Lega Pro indubbiamente, ma anche forse qualcosa di più, però la difficoltà è in loro, che è più che altro la mentalità, no? Perché quando hai del potenziale la cosa più difficile è riuscire ad esprimerlo, e lì sta la costanza, gli allenamenti. Credo sempre che ci sia un perché se un giocatore ha potenzialità e non riesce ad arrivare. Sono giocatori, ripeto, forti, ma probabilmente come processo mentale potevano fare qualcosa in più. Cioè. Mister, prima di salutarti ti faccio vedere il lungo cammino che dovrai fare prima delle vacanze di Natale. L'ultima schermata di questa sera davvero sarà un tour de force. Ecco qua, l'unica cosa è che non giocherete con il Trapani, quello sicuramente no. Ci saranno Monopoli, Casertana, Potenza, Juve Stabia, Paganese, Catanzaro, Catania, il recupero col Foggia, Ternana, Virtus Francavilla, Vibonese, Turris, Cavese e Bisceglie. Sarà un tour de force, tantissime partite, 14 partite da qui fino al 23 dicembre, in cui Paci si aspetta di trovare un Teramo come? Oh, guarda, intanto guardando questo campionato, è un campionato bellissimo, abbiamo veramente l'opportunità di competere, no? Con delle squadre importanti, delle squadre forti. Non è un campionato di Serie C, ma un campionato di Serie B, B2, ma B, e quindi per noi è veramente una grande sfida. E noi in questo momento la cosa più importante per noi è il processo che potremmo avere di miglioramento, quello su cui ogni giorno ci focalizziamo. Questa squadra è partita adesso, ma a grandi margini, e cercheremo ogni giorno di riuscire ad arrivare al nostro massimo. Questo è il nostro impegno. Sappiamo che la differenza la faranno i risultati, sappiamo che la differenza la farà la competizione. Ci alleniamo alla competizione ogni giorno, perché sappiamo che non basta l'impegno. Non basta giocare bene, ma bisogna vincere. E detto questo, credo che abbiamo tutti gli strumenti per far bene. Adesso sta a noi metterli in campo e offrire al pubblico, alla società, prestazioni di ottimo livello, punti in classifica, perché abbiamo tutti voglia di fare un grande campionato qui a Teramo. Francesco, l'ultima per te e poi chiudiamo. No, semplicemente in bocca al lupo, mister, e complimenti per quello che hai fatto sin qui, per come ti presenti, per come ti esprimi. Non riesco a trovare frasi scontate, tipo andiamo a fare la nostra partita e tutto il resto. Hai espresso bei concetti. È stato la Juventus quindi... anche, Francesco. Come? È perché è stato anche la Juventus, quindi ecco perché parla così bene. Ah, può anche essere, ma la Juventus ha grandi meriti, grandi pregi. Poi purtroppo c'ha pure certi tifosi, capito? E quindi che ci vuoi fare? E così nella vita non si può avere tutto. Io mi auguro al mister di riuscire ad avere tutto, perché se il mister va bene, il Teramo va bene pure per me, sono felice pure io, almeno tre volte. Assolutamente. Intanto in questa come teramano, trasmissione... come tifoso e come giornalista. In questa trasmissione, ecco, che è questa virtuale... è una cosa. Sì, mister, scusami.
No, questa è una cosa bellissima, perché io credo, una delle prime cose che ho detto è proprio quella, io sogno di riuscire che ad unire tutte le componenti, quindi stampa, quindi tifo, quindi squadra, quindi società, che possiamo diventare una macchina da guerra contro gli avversari, quello sarebbe la cosa più bella per noi. Tutti insieme riuscire a fare qualcosa di importante, perché poi il tempo passa, no? E il calcio ci dà opportunità continue di vivere emozioni. E cosa c'è di più bello, no? Di vincere una partita, di arrivare su in classifica. Però il mio sogno è che tutto l'ambiente sia unito in questo, non solo la squadra, che sia divisa, no? Da tutte le altre componenti importanti e fondamentali, come la stampa, come i tifosi, come la società. Noi abbiamo la grande fortuna a Teramo di avere una squadra invisibile, fantastica. Magazzinieri, addetto stampa, team manager, massaggiatori, è una squadra meravigliosa. Per questo ci sono tutte le componenti per far bene. Scusa velocemente, l'ultimo proprio saluto. Francesco, guarda. Se questo, secondi... fermati Jacopo, fermati, che è importante. Qui c'è una tragedia in arrivo. Mister, se questo concetto finale lo volessi comunicare al prossimo incontro al presidente, te ne sarei grato. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Allora, in questa trasmissione virtuale, prima avete visto un messaggio che ci ha mandato il nostro Claudio Di Giacomo, che ci ha detto chiudete che è tardi perché ci sono problemi di palinsesto. Assolutamente sì, noi chiudiamo con la foto. Andrea, tu prima ci hai fatto vedere al telefono, ma io te la faccio vedere dal vivo. Adesso ci prendiamo una piccola... ti facciamo un sorrisino, eccolo qua, guardalo, con la maglia dello Sporting Lisbona sta certamente meglio che con la nostra, assolutamente possiamo, no, magico. scherzi a parte quando ha fatto ballare la difesa della Juventus con la maglia della Locomotive, lasciamo stare, grazie davvero, adesso scherzi a parte, chiudiamo, grazie davvero a mister Massimo Paci, a cui auguriamo buon lavoro, grazie ovviamente alla società Teramo Calcio che ce l'ha messa a disposizione. Grazie mister, buon lavoro, in bocca al lupo per la partita di Monopoli. Grazie a voi. Tutte le altre. Grazie e buon lavoro a voi, buon lavoro. Grazie a mister Paci, grazie mister. Ragazzi, per essere stati insieme anche grazie questa sera. Seppur a distanza, grazie a Maurizio Daguin, regia che avete visto, a Samuele Mucci al coordinamento giornalistico, grazie a voi che ci avete seguito, torniamo martedì prossimo alle 21 in diretta su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.